Allora, oggi nel corso della giornata inaugurale di Salute 2017 c'è stato un incontro tra i direttori di diverse aziende sanitarie, policlinici, universitari, insomma, italiani, che si sono confrontati su un tema in questo momento centrale, cioè il discorso della medicina di valore. Sono emerse anche diverse interpretazioni di questo concetto. E quello che vi chiederei è, per la vostra esperienza, come interpretate questo concetto di medicina di valore e come la vostra azienda sta cercando di concretizzarlo, su quali temi, con quali azioni? Ma innanzitutto il tema per la nostra azienda va affrontato innanzitutto in termini classici economici, cioè di attenzione ai costi rispetto ai risultati e agli esiti. In secondo luogo, essendo un'azienda ospedaliera universitaria integrata in cui vi sono tre pilastri che sono l'assistenza, la didattica e la ricerca, dare valore ad ognuno di questi segmenti. Cito un esempio, il valore della ricerca ha una sua attuazione e un suo futuro sia in termini meramente economici, ma sia in termini di fabbisogni ulteriori di salute per il futuro, di nuove utilità e di nuove scoperte o di nuove procedure. Per quanto riguarda l'assistenza, invece, credo che l'elemento fondamentale per noi sia l'utilizzo della grande base dati che ormai ha l'azienda, ma in genere il sistema sanitario pubblico. E quindi l'utilizzo sia per ragioni di carattere epidemiologico e quindi di orientamento della sanità e delle risorse verso obiettivi specifici, sia per quanto riguarda l'azienda, ad esempio che dirigo, la formazione del database necessario per seguire al meglio il cittadino e dare quella cosa che adesso si chiama medicina personalizzata, che va unita alle nuove scoperte scientifiche che riguardano la persona e la possibilità di fare cure su misura per la persona. Perfetto, quindi diciamo il valore della ricerca, il valore dei dati e la vostra esperienza in questo senso è speculare o abbiamo delle peculiarità diverse? No, direi che sposo tutto quello che ha detto il dottore. In più direi, diciamo, una cosa più particolare, nel senso che per noi l'importante è fare la più alta, raggiungere la qualità più alta possibile, che è un traguardo che si sposta in avanti tutti i giorni. E la qualità significa sia negli esiti che nel percorso che il paziente fa. E entrambe le categorie devono essere misurate. Noi dobbiamo continuamente cercare delle misure, dei misuratori che ci dicono che cosa stiamo facendo e come stiamo facendolo. Perfetto, in questo senso quindi anche le nuove tecnologie possono venire a supporto di questo tipo di attività. Certo, andare alla ricerca dell'eccellenza significa mettere dentro tecnologie nuove. Mettere dentro modalità nuove di fare medicina, ma anche cambiare continuamente i processi che possono portarti a un buon esito.